Arezzo TV CarTube sta per partire nuovamente, abbiamo una grande ospite, la presidente della provincia nonché sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini. Grazie per aver accettato il nostro invito, quindi restate con noi, noi andiamo in macchina, ci allacciamo le cinture di sicurezza come si conviene in ogni viaggio e poi partirà questa puntata di CarTube. Andiamo. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Eccoci qua, benvenuta a bordo a Silvia Chiassai Martini. Adesso è un momento terribile, no, perché qui non ci. No, niente, nel senso che quest'auto è spaziale sotto tutti i punti di vista. E allora non perdona nulla, no? Quindi quando uno monta in macchina, ovviamente deve subito allacciarsi le cinture di sicurezza, che è già tanto che non ci ha fatto la predica, ecco. Però insomma, come può sentire, praticamente in questo momento sta andando in maniera elettrica e quindi siamo a impatto zero o giù di lì. Allora, Silvia Chiassai Martini, l'ho detto in presentazione, la presidente della provincia di Arezzo, è anche sindaca in scadenza di mandato, ci saranno le elezioni tra poco, ed è un personaggio insomma di livello, perché oltre a essere un politico affermato è anche una psicologa, laureato in psicologia del lavoro. Insomma, e poi ho letto un po' tutte le specializzazioni, insomma, ne ha fatta di strada, quindi ho studiato, complimenti grazie. Ecco, quindi dalla psicologia alla, ecco, la prima domanda che mi sorge spontanea, dalla psicologia alla politica, perché? Come mai scatta questa cosa? Ecco, una bella domanda, perché in realtà è nato tutto per caso, perché ero laureata e specializzata in psicoterapia familiare, quindi abbastanza giovane ancora, e ho lavorato molti anni presso la facoltà di medicina all'ospedale di Siena, e entrata dentro ho fatto un bel periodo gratis, come si fa di solito, dopo la laurea mi sono resa conto che in maniera proprio fattiva che le scelte da un punto di vista sanitario non vengono fatte dai medici, da coloro che hanno contezza, diciamo, della situazione dei pazienti, delle esigenze reali dei degenti, ma la sanità viene gestita esclusivamente dalla politica, quindi da persone che magari non hanno esperienza appunto in ambito sanitario, hanno difficoltà quindi magari a comprendere l'importanza di certe scelte, potrebbero offrire servizi fondamentali magari a certe fasce della popolazione o per certe patologie. E quindi abbattuta mi disse: se vuoi cambiare le cose devi fare politica. E diciamo che io ho preso un po' la lettera, diciamo, questa battuta, perché in quel periodo
si stava verificando la riforma del precedente presidente della regione Rossi sulle aree vaste, quindi un cambiamento epocale per quanto riguarda la sanità regionale, e da lì ho cominciato ad espormi appunto in maniera molto fattiva, diciamo, come cittadina nell'esprimere la mia contrarietà a questa riforma che secondo me, e poi purtroppo si è verificato, avrebbe portato, diciamo, ad un allontanamento per il cittadino del servizio, quindi dei territori che a quel punto diventano disfunzionali rispetto ad un servizio di qualità che noi avevamo la fortuna di avere a livello regionale per il cittadino. E quindi da lì è iniziata per caso questa mia esperienza, che poi, insomma, mi ha portato sempre per caso alla candidatura a sindaco, e da lì è partito tutto. Questa è stata una vostra battaglia, parlo del centrodestra, proprio contrastare questo disegno di creare un'area vasta, e questa è la vostra teoria, cioè allontanarsi piano piano dal paziente e dal cittadino. Assolutamente, ma io penso che non è la nostra teoria, è il buon senso, e purtroppo la scelta che poi la regione ha voluto fare, addirittura ostacolando un referendum, perché avevo partecipato alla raccolta firme di questo referendum popolare, perché il popolo si potesse proprio esprimere rispetto a questa proposta regionale. La regione fece in modo di smembrare la proposta che aveva fatto, appunto perché il referendum non si potesse fare, e lì, diciamo, ci fu il primo segnale della potenza della politica contro la volontà, ipotetica possibilità dei cittadini di esprimere il loro pensiero, e lì ho già rimasi particolarmente sconvolta dalla mancanza di disponibilità all'ascolto del cittadino, perché poi chi ci governa viene eletto dai cittadini, quindi mi sembrava un passaggio, diciamo, giusto, legittimo, no? Perché poi il cittadino poteva anche decidere di appoggiare questa riforma, e invece il fatto che la politica abbia impedito l'espressione della volontà popolare, ecco, lì mi colpì particolarmente, e mi fece capire quanto ci fosse bisogno di un nuovo modo di fare politica, ovvero cercare di amministrare per il bene dei cittadini, dei territori, e portare avanti questo come unico e principale interesse invece di altri. E poi si è visto, hanno fatto le aree vaste e i servizi sono peggiorati. Sì, ma il disegno ultimo qual è? Cioè, perché si porta avanti con tenacia questo disegno accentramento dell'area vasta? Di potere. Accentramento di potere e di interessi. Se lei ci fa caso, le aree vaste sono quelle delle città particolarmente rosse, dove si può controllare poi il potere, quindi c'è stata, diciamo, una scelta secondo me di convenienza del controllo, perché poi la sanità è il settore dove ci sono i soldi veri, quindi chi fa l'assessore alla sanità, chi poi si trova, diciamo, a poter gestire questo aspetto, ha un potere particolarmente significativo, e naturalmente decidere anche i dirigenti delle aree territoriali per quanto riguarda l'aspetto sanitario è un qualcosa di importante, insomma si ha un potere d'azione significativo. Cercare di accentrare il potere nelle mani della regione, di chi governa la regione, e di avere dei punti di riferimento territoriale certi. Non ne vedo altri vantaggi, perché i costi sono aumentati, perché sono aumentati gli stipendi per i maxi dirigenti, il servizio è nettamente peggiorato, noi ci ricordiamo le proteste da parte dei cittadini, oltre che naturalmente da parte nostra, quando il servizio per una prestazione medica ti veniva offerto magari tra 6 mesi su Arezzo e nel giro di 3 settimane a Urbetello. Questa è una storia che è una storia vera, è una storia vera, capite, voglio dire. Ecco. Ho avuto un'esperienza diretta con mia sorella, che ha avuto un problema, insomma, che l'ha allarmata seriamente. È dovuto andare a fare l'analisi perché era una cosa, insomma, che doveva verificare immediatamente, certo. Ha dovuto pagare più di 200 euro, insomma, sì. Altrimenti se vuoi andare nel pubblico magari aspetti poco tempo, ma invece di fare un controllo su Arezzo vai a Orbetello magari, no? Finché c'è la possibilità poi di spostarsi è un conto, ma la maggior parte dell'utenza è utenza fragile, no? Sono gli anziani, persone che hanno patologie gravi, che devono essere a contatto stretto con la cura ospedaliera. E dietro agli anziani chi li porta? Chi porta un anziano a Orbetello? Cioè, sicuramente non ci va in autonomia, quindi ci vuole un familiare che lasci il lavoro, lasci i figli, prenda un giorno di permesso. Cioè, la cosa grave credo è che spesse volte si fanno delle scelte sulla salute dei cittadini come se però chi sceglie appunto non vivesse nel mondo reale, non si rendesse conto quanto certe decisioni possono sconvolgere poi la qualità
del servizio per le, ripeto, le fasce più, più bisognose di questo servizio. E purtroppo lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, perché stiamo vedendo che non c'è un vantaggio né di tempi, né di qualità, né di prestazione per chi ha bisogno di un servizio ospedaliero, ma appunto è stata una scelta politica che non ha pagato. Lei rappresenta un'immagine un po' particolare, no? Ha conquistato il comune di Montevarchi, che praticamente era, non era immaginabile che la centrosinistra perdesse il, fino a qualche anno fa, insomma, fino a 5 anni fa, perché non era mai successo. Non era mai successo, no, praticamente da dopoguerra ad oggi. E poi, come se ciò non bastasse, ha conquistato la provincia, idem, che poi anche lì era assolutamente impensabile che un presidente di provincia fosse espressione del centrodestra. Quindi probabilmente il centro-sinistra sta pagando degli sbagli, probabilmente anche sbagli che lei ha menzionato, insomma. Quindi la sanità è uno di questi, insomma, probabilmente dovrebbero un po' riguardare il modo di gestire la sanità, ma non solo. Non solo, io ho sempre detto che 5 anni fa a Montevarchi io ero una cittadina come tante, che non aveva mai fatto politica, non avevo una tessera di partito, non ce l'ho ancora oggi, quindi sono civica, quindi come dico sempre... Quindi lei è civica, io sono civica. Non è espressione di nessuna... No, non ho mai avuto nessuna tessera di partito, l'unica tessera che ho avuto era quella del Partito Liberale, penso eravamo in pochi e non avevamo potere di espressione, però è stata un'esperienza comunque che mi è servita molto. Quindi non mi sono iscritta a nessun partito e quindi, come dico sempre, ho la possibilità di agire liberamente facendo le scelte che reputo giuste, ma sono anche sola, quindi insomma non è tutta rose e fiori. Però credo appunto che da cittadina, 5 anni fa mi è stata data l'opportunità di amministrare il mio comune ed è stato un grande onore, proprio a causa del cattivo operato della sinistra, perché altrimenti a livello comunale non cambi dopo 70 anni colore politico, colore partitico, se chi è sempre sostenuto ti ha deluso talmente tanto che adesso non sei più disposto a dare fiducia. Quindi non è stato un voto a me, ma è stato un voto contro chi aveva governato negli ultimi decenni a Montevarchi. E è stato un cambiamento epocale, molto difficile poi da parte mia, diciamo, entrare in un mondo dove mi sono sentita per i miei anni un'estranea che entrava in casa di qualcuno, quindi non è stata una cosa semplice, per lo più donna, essere per la prima volta come sindaco e come presidente di provincia donna, vi assicuro che è una condizione ancora più grave che essere di centrodestra. Perché ancora non c'è un'apertura, non si concepisce che si possa perdere il potere ed è inaccettabile l'idea per un uomo, almeno questo è quello che ho respirato in questa mia esperienza, perdere il potere per causa di una donna. Cioè, con rabbia si perde, si vince un altro uomo, ma il fatto che vinca una donna è una cosa inaccettabile. Allora, se ha vinto una donna, bisogna dietro quella donna ci sia un altro uomo che la dirige. E allora sì che fa rabbia, perché vorrebbe esserci quell'uomo lì a dirigere quella donna, cioè è un meccanismo secondo me culturale di una gravità estrema, ma che ho respirato e sto respirando insomma in questi 5 anni di esperienza e che mi ha particolarmente colpito, perché non credevo ci fosse un maschilismo del genere in politica. Ora capisco perché non è mai stata candidata una donna dopo 70 anni. Purtroppo io sono giunto personalmente alla conclusione che questo non è un paese per donne, c'è una arretratezza culturale, sociale che fa spavento, insomma c'è ancora veramente tanta strada da compiere. C'è moltissima strada da compiere perché, ripeto, la vivo da donna sulla mia pelle tutti i giorni, c'è un'arretratezza culturale che spaventa, perché siamo un paese civile, siamo insomma, quindi uno non solo immagina, invece poi ho proprio vissuto sulla mia pelle la difficoltà di dover far accettare a chi all'interlocutore di fronte, magari un interlocutore politico, no? Che nell'immaginario dovrebbe essere una persona anche di un certo livello culturale e di apertura anche, no? Dove invece l'idea di vedere in un ruolo ritenuto per lui magari importante, io lo vedo più come un ruolo di responsabilità che di potere, sia un qualcosa di veramente inaccettabile.
perdere da una donna è un qualcosa che non viene ancora accettato, e quindi si cerca in qualche modo di discreditarla, di pensare che ci sia qualcun altro che decide per lei, che le dica che cosa fare. Gli attacchi più brutti che ho ricevuto in questi 5 anni, e che continuo quotidianamente a ricevere, sono sempre attacchi non sulla mia azione amministrativa, che giustamente può essere giudicata, criticata, ci mancherebbe altro, quando uno amministra è normale, ma sono sempre attacchi riferiti sessisti, sempre. Se faccio un'inaugurazione faccio una sfilata, se vado in televisione vado perché mi devo far vedere, se un sindaco uomo taglia un nastro è un atto che è fisiologico fare, fa parte del lavoro, o come se viene intervistato da un giornalista in televisione va perché informa la cittadinanza di quello che sta facendo. Questa cosa io l'ho notata perché fra l'altro siamo amici su Facebook. Qualche suo concittadino, che fra l'altro appartiene anche al centrodestra, l'attacca veramente pesantemente, in maniera veramente discutibile poco. Insomma, apparteneva al centrodestra. Non entro nel merito delle scelte politiche, che sia chiaro. Apparteneva però al centrodestra. Diciamo che forse uno di quelli che non ha tollerato che ci potesse essere una donna che non voleva essere manipolata o non disponibile a governare secondo la testa di qualcun altro, insomma. Io credo appunto che la tristezza sia lì, il fatto che non riceva attacchi sulle scelte amministrative, ma sull'essere donna. Questo è veramente inaccettabile. No, è una pochezza umana che dispiace, no? Perché sì. È chiaro che io ormai non mi fa né caldo né freddo, nel senso che gestisco benissimo questo aspetto, perché altrimenti sarei distrutta, perché 5 anni di attacchi quotidiani su questa sfera sono pesanti. Però mi fa capire veramente quanto culturalmente siamo indietro, e quanto è preoccupante il fatto, perché ripeto, poi quando questi attacchi arrivano da chi fa politica, è una fascia comunque di persone che dovrebbe avere, no? Qualcosa in più da dare rispetto al cittadino qualunque. Invece parte proprio da lì la cattiveria, la rabbia che trasuda veramente in maniera palese. Viviamo in un paese che ancora oggi registra ogni 3 giorni una donna morta, ammazzata per femminicidio. Sì. E diciamo che la dinamica è sempre tristemente nota, no? Sono donne che osano, tra virgolette, ribellarsi all'uomo, o chiedendo il divorzio, o la separazione, o insomma, dicendo all'uomo non ti amo più. Insomma, certo. Ecco, e questa mentalità arcaica, come se la donna fosse un oggetto e appartenesse a chi l'ha sposata. Insomma, io una cosa che. E lo stesso. No, poi ci lamentiamo dell'Islam, ma insomma. E la stessa mentalità io lo vedo in questi attacchi sessisti che la donna in politica in generale, non legata per forza a me, riceve. Cioè, questa è violenza. È mancanza di capacità di accettare che una donna ha il diritto di avere un ruolo istituzionale, di svolgere il suo lavoro a 360 gradi come un sindaco collega, senza che venga poi attaccata con parole sessiste, e invece viene fatto regolarmente, e qui sta la gravità, no? Che le parole, la violenza con cui a volte ci si rivolge alla donna in tante situazioni, è quella violenza che poi porta anche ad azioni estreme. Io devo essere sincera, per tanto tempo ci sono stati dei periodi in cui avevo paura, lo dicevo un po' sdrammatizzando a battuta, ma quando tornavo la sera da sola dal comune a casa, per fortuna sto vicino. Poi speriamo bene, perché tanta è la rabbia a volte che ho sentito in questi anni e che sento, che mi fa capire che non c'è un atteggiamento equilibrato nelle persone che buttano fuori tutto questo odio, e non mi stupirei, ecco, di trovarmeli davanti a casa. Quindi questo ci fa capire quanta strada ancora ci sia da fare. Tra l'altro la pandemia purtroppo è stato un elemento che ha fatto aumentare i casi di violenza all'interno appunto delle mura domestiche, perché l'essere costretti a stare insieme ha peggiorato gravemente la situazione. Sì. Ma questo ci deve far capire che nonostante si sia un paese civile in teoria e si faccia tanto per cercare di diffondere anche una cultura contro la violenza di genere, in realtà siamo particolarmente ancora arretrati da questo punto di vista, ed è per questo che il messaggio più importante va dato alle giovani donne, proprio con dei modelli di donna che hanno dimostrato semplicemente di voler raggiungere un obiettivo, qualunque esso fosse,
di non essersi voluto fermare di fronte a niente, anche se sole magari nei momenti uno si sente contro tutti, ma perché la donna se vuole può e deve avere il diritto di raggiungere gli obiettivi che crede. C'è molta difficoltà invece, per esempio, comunque qualunque sia il settore in cui poi la donna si vuole realizzare, il conciliare l'ambito lavorativo con quello familiare, che è un altro aspetto che il nostro paese non ha saputo gestire nel modo migliore, perché qualunque una donna che ha famiglia, che ha figli, che ha una famiglia a cui pensare, qualunque lavoro faccia non ha quel supporto, quel welfare che le permette di conciliare in un modo umano gli impegni di lavoro e quelli familiari. Quindi la donna ha un carico anche oltre al lavoro e al ruolo che svolge incredibile, veramente, però non per questo non dobbiamo tentare di andare avanti e di percorrere la nostra strada, anzi. Allora, prendendo informazioni, andando a cercare notizie, mi ha colpito una sua frase: la donna deve essere il motore del cambiamento. Bella, una frase che mi ha colpito particolarmente. Però, ecco, torno a ribadire e a toccare sempre il solito tasto, che per esempio in Parlamento la presenza femminile è, diciamo, ancora rispetto agli altri paesi europei scarsa. Nei ruoli chiave, faccio un esempio, sulla sanità, domando quanti primari donna ci sono dentro l'ospedale San Donato di Arezzo, tanto per mi risulta siamo poche, perché tutti, in tutti i posti di potere, di ruolo, di importanza, la donna è sempre un'eccezione. Io non amo assolutamente l'idea delle quote rosa, perché mi sa della specie protetta, il panda, per me è una cosa umiliante. Cioè, deve essere non un'imposizione, deve essere una situazione scaturita dal merito. Il problema è quello, lo diceva prima rispetto al Parlamento, no? Il problema è quello che se poi sono gli uomini che gestiscono e non è che scelgono il meglio, sì, ma chiudono alle donne l'opportunità di farsi conoscere, di farsi valere, alla fine paradossalmente questo strumento, che per me è particolarmente umiliante, le quote rosa, è l'unico modo che la donna ha perché l'uomo sia costretto a lasciargli un piccolo ritaglio di spazio e lei possa dimostrare in quell'opportunità non scelta dall'uomo ma da una direttiva superiore, possa dimostrare quello che vale e quindi poi possa farsi conoscere e ricevere magari quel consenso, in questo caso nella politica, da parte dei cittadini, che a volte magari sono più lungimiranti, più aperti dei politici, no? Se io credo per esempio che nel ruolo di sindaco in particolare, che è quello dove la parte secondo me amministrativa deve sempre prevalere su quella politica, perché un sindaco deve amministrare bene la propria città. Non importa se è di destra, di sinistra, se è di centro, le idee sono giuste o non sono giuste. Molto sull'amministrare un comune sono scelte che non hanno un colore politico, se si vuole, altrimenti si va dietro alle direttive del partito e allora si condiziona anche il modo di amministrare. Ecco, i cittadini sono molto più avanti rispetto magari a parte del mondo politico, se vedono un sindaco che sia uomo o che sia donna che ha amministrato bene, gli danno fiducia. Se non ha amministrato bene, sia uomo che sia donna, non viene riposato. Però se non gli viene data l'opportunità, la donna, quando mi hanno candidato perché la lista civica con la quale sono andata a parlare, che poi mi ha sostenuto pienamente e che ringrazio, perché è tutto merito loro, prima Montevarchi e poi ho aperto questa esperienza di vita, mi ha chiamato perché in quel momento pensavano che la figura di una donna, di una giovane donna fuori dalla politica, con un mestiere autonomo, potesse essere una figura giusta per avere consenso. Ecco, quindi c'è sempre dietro una motivazione che offre posto alla donna come eccezione, non perché poi in realtà mi hanno dato piena fiducia e hanno preso con me questa scommessa, hanno accettata e mi difendono a spada tratta, perché c'è poi un legame affettivo importante, no? Però ecco, ancora le donne hanno veramente tanta difficoltà a essere considerate alla pari dell'uomo nei posti di rilievo, e finché chi comanda
è una figura maschile, la donna avrà sempre difficoltà, ma noi dobbiamo appunto sfruttare per ora questi obblighi di legge che impone all'uomo di fare un passo indietro ogni tanto e dimostrare che insomma abbiamo delle capacità diverse, perché non mi piace neanche questo discorso che la donna è superiore, il maschio è superiore. Siamo due esseri diversi, complementari per tante cose. La donna sicuramente ha molta resilienza, ha un grande senso del sacrificio innato, se no non genererebbe la vita, ed è capace di fare più cose, è sicuramente multitasking, perché altrimenti non sarebbe possibile. Ci dobbiamo per forza adeguare ad andare veloci, a fare più cose contemporaneamente, perché è inevitabile, abbiamo da gestire tanti piani. E abbiamo una visione diversa però da quella maschile, quindi abbiamo anche magari a volte una sensibilità, un'apertura che è diversa e che nel bene o nel male poi verrà giudicata. Però ecco, credo che di strada ancora noi ne abbiamo tanta da fare da questo punto di vista. Ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di CarTube, a tra poco. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Grazie per essere restati con noi, CarTube, seconda parte, Silvia Chiassai Martini, presidente della provincia, nonché sindaca di Montevarchi, Montevarchina Doc. Fra l'altro quest'anno ha avuto una grande gioia, l'ho vista con la maglia del Montevarchi, giustamente esultare, sì. Perché insomma, è un traguardo storico. No? Dopo più di vent'anni. Dopo più di vent'anni. Più di vent'anni. No, una soddisfazione incredibile, anche perché è una squadra giovane, con un grandissimo allenatore di carattere, carismatico. Io credo che lui abbia contato molto nella vittoria di questo campionato. E in un'annata tremenda, dove naturalmente tutto il calcio non ha avuto neanche la possibilità di essere sostenuto dai suoi tifosi. Tra l'altro noi abbiamo una curva sud pazzesca, insomma, che sa incitare a dovere i nostri calciatori, e invece in un'annata così complicata questa giovane squadra con impegno e determinazione ha raggiunto il massimo traguardo e ci ha reso tutti particolarmente orgogliosi. Poi in un'annata in cui avevamo bisogno di qualcosa di bello, di gioioso, che desse senso anche di appartenenza e di comunità, quindi è stata veramente una festa. È una gioia, insomma, ancora più apprezzata. Adesso stiamo lavorando, perché naturalmente... per fortuna avevo... La nostra amministrazione aveva già stanziato 1.800.000 euro di interventi per la messa a norma, perché molti degli stadi delle città più piccole non sono a norma, quindi c'era comunque una deroga che vertiva sulla mia testa. A giugno siamo partiti con i lavori, quindi questo verrà tutto ammodernato, ma c'è da fare l'adeguamento per quanto riguarda il passaggio dalla Serie D alla Serie C, che come sappiamo, essendo categoria superiore, richiede tutta una serie di interventi anche economicamente importanti, perché si parla di circa 600.000 euro, che devono essere fatti in tempi rapidissimi. Quindi grande gioia, ma altro lavoro da svolgere, anche se con entusiasmo, perché è per un'opportunità grande non solo per il mondo del calcio, per i tifosi, per i montevarchini, ma anche per la nostra città, perché è un modo per farsi conoscere, per essere visitata, per contare anche in un settore importante come quello del calcio. Poi per Montevarchi, ma non è una novità, voglio precisarlo, insomma, fare la Serie C, essere nei professionisti con una città, insomma, tutto sommato non grande, certo. È un grandissimo risultato, tra l'altro. Assolutamente. E poi questa cosa bella, infatti l'avevo letta, perché poi ho tanti amici a Montevarchi, la squadra giovane, ecco, sì. mi ricorda un po', ecco, lo spirito che abbiamo ritrovato anche con l'Italia, no? Sì. Perché l'Italia esatto. nel 2018 i mondiali l'ha visti
in televisione sembrava la fine del mondo, insomma tutti depressi, chissà quando riusciremo ad arrivare a grandi livelli, invece insomma non bisogna mollare mai, E questo però ci insegna anche che il mondo del calcio, che è un mondo dove c'erano tanti soldi, ma dove c'erano anche molti soldi, in realtà poi dove si può ottenere successi forse migliori, quando in realtà ci sono squadre, allenatori, società che in maniera umile e giusta, non esagerata, crede in quelle persone, gli dà l'opportunità di crescere e queste ti ripagano. Questi sono tutti ragazzi molto semplici, molto diciamo che sicuramente non sono lontani dai ritorni economici del calcio di alti livelli, ma che hanno dimostrato, con la serietà di una società che cerca diciamo di raggiungere gli obiettivi investendo, ma anche senza esagerare, se c'è passione, sacrificio e determinazione si può tutto. No, ma io stavo appunto dicendo che è una metafora della vita, perché in tutte le cose ci vuole competenza, amore, applicazione, sacrificio, altrimenti l'esempio del calcio lo dà l'Atalanta, che con una città di poco superiore a 100.000 abitanti fa la Champions League, che mette dietro delle metropoli, delle società che sono 10 volte più ricche. Probabilmente anche i giocatori, l'allenatore, la società dell'Atalanta aveva più voglia, smania, ma nel senso buono del termine, di lottare per raggiungere l'obiettivo, di quanto magari dei grandi nomi dove c'è un grande giro di soldi, più di interessi che di determinazione per raggiungere un qualcosa che sembra un miraggio, ma che appunto sono esempi che se si vuole si può raggiungere, anche quello che sembra irraggiungibile. Le faccio una domanda che insomma è di stretta attualità, ma non da adesso, cioè è una cosa che oramai si ripete nel tempo. Ecco, come mai in Italia è così difficile fare le infrastrutture? Cioè, quando si dice facciamo una cosa, un'opera pubblica, passano, ci sono tempi biblici, e poi, nonostante i tempi biblici, non si arriva mai a capo di niente. Penso alla Due Mari, penso alle 45, penso l'ultima, per esempio, uno dei tormentoni è costituito dalla famosa ferrovia Arezzo-Sansepolcro, no? Che ogni tanto risbuca fuori, non so come mai, però non viene a fare. E poi il tracciato c'è. Magari questa è la volta buona, perché la provincia ci sta lavorando, ha modernato il progetto, perché appunto con i fondi che arriveranno e che i cui investimenti da parte dell'Europa saranno importanti proprio sulle infrastrutture, soprattutto sul ferroviario, abbiamo condiviso quest'idea anche con i sindaci dei territori e lo presenteremo a breve, proprio perché è un progetto vecchio ma che può essere ancora attuabile proprio grazie alla svolta anche che verrà data grazie a questi fondi. Molto spesso la difficoltà sta sicuramente nella burocrazia. I passaggi hanno dei tempi talmente lunghi, ci sono talmente tanti cavilli che l'arco temporale proprio per arrivare anche soltanto al bando, all'assegnazione, alla verifica della ditta, poi alla partenza dei lavori è veramente, veramente lungo. Però quando si fanno grandi opere naturalmente c'è anche il rischio dell'infiltrazione di soggetti che magari possono essere poco seri, no? Quindi noi abbiamo questo mix, secondo me, di concause che giocano tanto su questo aspetto. Ora sappiamo, per esempio, noi cerchiamo poi di rialzare la testa e di cercare di muoverci solo dopo le tragedie, no? Parlo per esempio del Ponte Morandi, che è un esempio. Adesso, dopo quella tragedia, il governo ha attenzionato la questione dei ponti e darà a breve anche finanziamenti per il monitoraggio dei ponti, ad esempio, ma fino ad oggi nessuno ci ha pensato. Quindi noi è come se all'improvviso ci svegliassimo anche rispetto alla questione della sicurezza legata alle infrastrutture, soltanto dopo che succede qualcosa di talmente brutto che ci fa capire che siamo stati inadempienti o disattenti su questioni invece che dovevano essere di gestione ordinaria. A volte si ritorna, secondo me, alla differenza tra fare politica e amministrare. Amministrare vuol dire pensare alla buca, pensare al taglio dell'erba, pensare alla sicurezza della scuola, a quella di un palazzetto dove vanno i nostri figli a fare attività sportiva. Allora a volte forse si è perso negli anni un po' l'attenzione al fare quello che serve al territorio,
partendo sempre dalla sicurezza, che penso sia la priorità su tutto, e si è pensato invece a investire su cose magari più di ritorno, no? Anche di immagine o più che di sostanza, e oggi ci troviamo un paese dal punto di vista infrastrutturale comunque in sofferenza. Allora, ho seguito la sua polemica abbastanza, insomma, rovente con questa, la questione del potere rota, no? Sì. Potere rota. Però che domenica. C'è di mezzo anche questo termine. Il potere rota. Ecco, perché i comuni decidono una cosa e quindi sono contrari all'ampliamento. Sì. E poi alla fine però in regione decidono tutt'altro, insomma, vanno avanti per la loro strada come se... Ha capito perfettamente la questione. No, ecco, la domanda no. È perché? Perché? Allora, c'è da dire che naturalmente oltre all'opinione chiara e netta, quindi la contrarietà di tutti i sindaci del Valdana, ad eccezione del comune di Terranuova, che è interessato perché ha più di 4 milioni di entrate solo dalla discarica, quindi insomma... è naturalmente favorevole all'ampliamento per un interesse soprattutto economico, c'era il no della maggior parte dei 105 comuni del lato, perché io come sindaco di Montevarchi avevo portato un atto di indirizzo già nel 2019 che fu votato a maggioranza. C'è il no delle direttive provinciali del 2014 e anche di quelle regionali, perché nell'ultimo piano regionale, che ora è scaduto, ma spero che prima o poi la regione si impegni anche a rifarlo, per quanto riguarda appunto l'ambiente, la regione stessa dice che si deve andare alla chiusura, all'esaurimento delle discariche per poi investire in impianti più moderni e soprattutto si deve arrivare all'autosufficienza provinciale, cioè ogni provincia deve essere in grado di smaltire i propri rifiuti. Bene, la provincia di Arezzo è stata una provincia virtuosa in questi anni, ha seguito queste direttive che lei stessa ha dato e che ha dato la regione, c'è stata una richiesta di ampliamento, di potenziamento, è stata approvata San Zeno, questo sarebbe in grado di poter gestire i rifiuti a livello provinciale senza un aumento delle tariffe e in tempi rapidi. Quindi andrebbe a concludersi un circuito perfetto, no? La chiusura di potere rota che era stata stabilita nel 2021 e il potenziamento di un impianto moderno che permetterà comunque di essere autosufficienti. Perché non è possibile pensare quindi di rispettare le direttive della politica? Perché la provincia invece di Firenze, l'abito fiorentino, non si è mai voluto adottare di un impianto, perché sappiamo che il problema dei rifiuti va gestito, ma tutti vorremmo che fosse gestito a casa di qualcun altro, no? E quindi l'ambiente fiorentino ha sempre sfruttato per i rifiuti il Valdarno, e questo è quello che vuole continuare a fare. La politica non gli ha imposto di rispettare la direttiva che era molto chiara, la provincia, il territorio fiorentino è stato libero di fare orecchi da mercante e ora secondo me il fatto che la regione non si esprima è chiaramente a favore di un gestore e non certo della salute dei cittadini, che hanno fatto anche istanze in tal senso, perché le osservazioni dell'ARPAT e dell'AS sono particolarmente gravi. A queste osservazioni la regione deve dare una risposta e ancora non l'abbiamo, ma il tentativo secondo me è quello di permettere un ulteriore ampliamento, nonostante che anche le direttive europee appunto siano chiare verso il no all'ampliamento, alla creazione di nuove discariche, è soltanto per continuare a servire Firenze, perché come dico sempre nel Fiorentino si vincono le elezioni regionali e chi vuole avere il potere a livello regionale non è disposto a barattare l'opportunità di vincere le elezioni per tutelare invece un territorio e responsabilizzarne un altro. Ma è possibile che nel 2021 ancora siamo qui a parlare di discariche a cielo aperto? Lo dico a me, io sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro noi abbiamo delle discariche in un ambiente meraviglioso che è quello delle Balze, quindi si parla di rilancio del turismo, si parla delle bellezze del nostro territorio che sono invidiate in tutto il mondo e poi in un'area meravigliosa da proteggere dal punto di vista appunto ambientale ci si fa una bella discarica a cielo aperto. Ecco, questo è la regione moderna in cui ci troviamo e che continua a perseverare in tal senso. Ho fatto una previsione e una scommessa che spero tanto di perdere, lo dico chiaramente, ma la regione toscana traccheggerà, come sta facendo ormai da molti mesi, fin dopo le elezioni comunali, prima di dare di esprimersi politicamente sulla questione. E non credo che la scelta che farà sarà una scelta a tutela dei cittadini del Valdarno e del suo territorio.
Voglio toccare un altro argomento prima di arrivare, di tornare alla base, siamo quasi in chiusura, la commissione futura, ecco, una cosa che mi ha incuriosito molto. Sì, è stata un'idea che col mio staff, le persone più vicine, insomma, abbiamo pensato di ideare, quella di, visto il momento storico particolare in cui ci troviamo, siamo in una fase post-pandemica ancora non finita, ma dove sicuramente dobbiamo ripensare la progettualità delle nostre città. Arriveranno fondi importanti a breve del PNRR e devono essere investiti questi soldi in tempi rapidi, in progetti utili per il rilancio del nostro territorio. Ho pensato che fosse importante diciamo, responsabilizzare e avere l'opportunità di avere le eccellenze del nostro territorio in vari settori che vanno dalla green economy alla sanità, alla cultura, anche all'arte, ma anche appunto alla formazione per i nostri giovani, al mondo del lavoro, esperti del territorio che possano mettersi a disposizione dell'amministrazione comunale di Montevarchi. È stata proprio istituita quindi di giunta questa commissione, dove naturalmente tutti lavoreranno in sinergia a titolo gratuito per aiutarci a progettare un futuro per Montevarchi che abbia una visione un po' più ampia, un po' più alta, no? Perché comunque dico sempre che il sindaco di turno, chiunque sarà, è una persona che darà il massimo di sé probabilmente, no? Però non è certo tuttologo, e magari dall'esterno si possono vedere delle opportunità o si possono dare delle, diciamo, delle proposte, possono aiutare a scegliere un percorso più virtuoso del proprio comune. Abbiamo avuto l'onore di avere l'adesione del gruppo Prada e di Bertelli, che è uno dei più grandi imprenditori che abbiamo nel nostro territorio, che dà lavoro a un numero importantissimo anche in Italia, ma noi ne siamo stati particolarmente fortunati a essere scelti, questo c'è da dirlo, anche se c'è da dire che noi abbiamo delle grandi maestranze, perché da generazione in generazione, insomma, ci sono delle capacità manuali nella nostra città, nel nostro Val d'Arno, che probabilmente hanno attratto, no, i grandi marchi come Prada. Lo ringrazio perché è sempre stato vicino alla nostra comunità, ci ha aiutato 3 anni fa quando abbiamo dovuto chiudere una scuola e si è messo a disposizione di una comunità intera per dare un edificio e permettesse di continuare il percorso di studi di questi bambini uniti nelle loro classi con le loro insegnanti. Quindi un grande uomo nel suo settore, ma che ha anche generosità e voglia probabilmente di migliorare anche l'ambiente in cui ha investito tanto. Quindi è il primo, ma nei prossimi giorni darò anche tutti i nominativi degli altri aderenti al progetto. Con molta, diciamo, soddisfazione ci metteremo al tavolo per sviluppare delle idee che possono permettere a Montevarchi di crescere sempre di più nel prossimo futuro. Siamo quasi alla fine, stiamo vedendo la sede della GP Motors, il nostro sponsor, dalla quale siamo partiti, adesso arriviamo. È stato veramente un piacere. Io la domanda finale che rivolgo quasi in tutte le puntate ai nostri interlocutori, che libro ha sul comodino Silvia Cassani in questo momento? Sono sempre curioso, perché insomma la lettura, no, faccio questa domanda per stimolare anche la lettura, perché certo. un popolo che legge è un popolo libero, io certo. Credo da sempre. Allora, devo dire che in realtà da quando sono sindaco i libri che ho sul comodino sono sempre libri di concittadini che mi regalano una... Sono testimonianze di vita importanti anche sì, che parlano della nostra città oppure che comunque raccontano loro i punti di vista, ma molto spesso anche centrate su fatti storici o sulla storia della nostra città, e che molte volte appunto mi donano molto affetto. E allora, siccome credo che sia un gesto non scontato e che non debba essere così minimizzato, di solito, ecco, in questi 5 anni, soprattutto nel periodo estivo, anche se quest'anno mi sa che di ferie ne farò ben poche, tendo a leggere i libri dei miei concittadini, perché poi li apprezzo ancora di più e mi insegnano ad amare sempre di più la mia città. Bene, ringraziamo Silvia Cassai Martini, gli facciamo i complimenti. Grazie. Perché è una grande donna. Grazie. Di là di come uno la pensi dal punto di vista politico, ed è la dimostrazione che veramente alle donne bisognerebbe dare più spazio, ecco, perché sono veramente il motore, sono l'anima della nostra civiltà. Grazie a Silvia Cassai, grazie a voi per essere grazie stati in nostra compagnia, alla prossima settimana.
GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.